tengono banco le curiosità relative all'arresto di Francesco Matrone. Quasi tutto si sa del covo che ne ha ospitato la latitanza negli ultimi mesi. Un complesso composto da un solo caseggiato, accessibile da un'unica strada scoscesa, a più di 1000 metri d'altezza. Due massicci cancelli di ferro presidiati da 4 cani ciascuno. Sul retro la possibilità di scappare lungo il greto di un torrente grazie alle moto da enduro o alle Panda 4x4 conservate in garage. Qui, in questo luogo sicuro, a Belva si dedicava ore e ore di battute di caccia con i suoi adorati cani Setter e Maremmani, ma anche a gestire il suo clan. Grazie a Gerardo Giuliano, operaio idraulico forestale di 47 anni, arrestato per favoreggiamento personale, Matrone riusciva a far arrivare a destinazione le indicazioni non solo ai membri del suo clan, ma anche ad alcune vittime. Gli investigatori ritengono che in alcuni casi vittime siano state addirittura convocate nel covo per un confronto a quattro occhi col boss. Le indagini proseguono perché i carabinieri e procura sono convinti che molto ampio sia il cerchio dei fiancheggiatori. Attenzione non solo rivolta ai sodali del clan, ma anche ad insospettabili, quella famigerata zona grigia che spesso sa e fa finta di non vedere. Ma guardi, io non voglio fare sempre la parte del pessimista verso una società alla quale io riconosco tanti meriti, però 5 anni di latitanza in queste zone e quindi non in zone particolarmente popolate o particolarmente grandi necessariamente impongono tanti piccoli sguardi a tanti piccoli movimenti che comunque non vengono denunciati. Che la legalità che si chiede va conquistata tramite il lavoro di ognuno di noi e quindi non solo delegare alle forze dell'ordine o alla magistratura il dovere di intervenire, ma interpretare il dovere civico in forma più attuale e più concreta. Pura indagine, pura investigazione. Intercettazioni mirate, miratissime, osservazione sul campo dei fiancheggiatori e così si arriva alla latitanza. È stato un lavoro veramente eccezionale dove da una parte si è evidenziato un profilo tecnico investigativo e dall'altra una capacità di intervento sul territorio senza destare sospetti che ci ha consentito poi di arrivare al risultato.